me non mi fermano certo le porte, tantomeno le donne. Devo parlare con lei. Sentiamo. Le do ancora 3 giorni, siamo intesi? 3 giorni esatti, perché suo fratello si decida a sposare mia figlia come è suo dovere. 3 giorni o lo denuncio. No, un momento. E guardi che non sto scherzando. Mi ascolti solo un secondo, non è semplice come crede lei. Un matrimonio non si fa da un giorno all'altro, sa? Occorrono tante cose. Ma è chiaro, parliamo, occorrono i certificati, i documenti. Ma pensate davvero che io sia così idiota? Ho già fatto tutto. Mia figlia ha tutti i documenti che servono. Ma non mi dica. Proprio così, e spero che anche quel disgraziato riesca ad averli al più presto, perché fra 3 giorni deve sposarsi. E non pensate di trovare qualche via d'uscita. Dica a suo fratello di non fare il furbo, oppure io lo ammazzo. Mio caro signore, che maniera di esprimersi è mai questa? Io dico solamente quello che penso, signora. Sia ben chiaro. Però adesso lei è in casa altrui. Ed è in presenza di una vera signora e di una signorina. No, aspetti un momento. Io chi sono, secondo lei? Lei è solamente un impiccione e questo problema non la riguarda. Mi riguarda come, invece, cara signora? Perché io voglio molto bene Enzo, come se fosse mio figlio. Senta, non dica altre stupidaggini, Federica, che quel povero ragazzo ha già avuto la disgrazia di avere una madre. Basta, nonna! Non ti permetto di offendere mia madre. Oh, il fatto è che questa qui mi fa uscire di sé, non la sopporto più. Senta lei, se ne vada subito da questa casa e torni quando avrà imparato le buone maniere. Chissà che con un po' di educazione si possa provare a discutere. Senta, cara signora, qui non c'è niente da discutere. Mia figlia è inguaiata e suo nipote adesso deve fare il suo dovere. Oh, santi numi, che espressione orribile, inguaiata. Si deve dire... incinta. Incinta, in stato interessante, inguaiata, come preferisce lei, signora. Ad ogni modo il suo nipotino ne è il responsabile. Mio Dio, che cosa avrò mai fatto per meritare da te questo castigo? Quando mi libererai da questa gentaglia, da questa promiscuità? Insomma, finiamola, tagliamo corto. Suo nipote deve sposare mia figlia venerdì. Altrimenti dovrà fare i conti con me. Gesù, Maria, che uomo volgare. A me certe cose demoralizzano. Oh, mamma, che situazione scabrosa. Ci mancava anche questa. Un altro problema. Io non vorrei che quell'energumeno facesse sul serio. Se denunciasse tuo fratello, finirebbe in carcere. Tieni conto che Margherita è ancora minorenne. Sì, lo so, Federica. Io... Comunque sia, c'è qualcosa che non riesco a capire, Elisa. Se Enzo e la sua ragazza si vogliono bene, perché tante difficoltà? In effetti, vedi, c'è una spiegazione. E quale sentiamo? A quanto pare... Enzo è innamorato di un'altra ragazza. Ah, è innamorato di un'altra donna? Sì. È questo il problema. Oh, Elisa, e chi è questa ragazza? Letizia. Letizia. Ma io la conosco, questa Letizia. Ah, sì che la conosci, dai. È l'infermiera. L'infermiera dell'ospedale. Ah. Letizia. Ciao, come stai? Ciao, tesoro. Allora, come ti senti? Oh, in gran forma. Sono venuta per la visita. Sì, sì, in effetti hai l'appuntamento oggi. Sì. Senti, lo so che potrò avere mio figlio anche grazie al tuo aiuto. Davvero? Sì, perché il medico non era assolutamente d'accordo, però... Alla fine l'hai convinto. Purtroppo ora il dottore è occupato con un'altra visita. Comunque, aspetta, è questione di... No, non importa, io aspetto, tanto ho tutto il tempo che voglio. Ho a disposizione tutta la giornata. Sai, ho avuto fortuna a restare incinta. Anche Enzo è cambiato moltissimo. Mio padre è stato irremovibile. E così noi ci sposeremo. Salve. Oh, buongiorno. Come sta, dottore? E come si sente oggi la nostra mamma? Oh, bene. Prego, siediti. E sì. Letizia, intanto prepara per la visita mentre le misuro la pressione. Sì, dottore, certo. Grazie.
Come ti senti? Bene? Benissimo, direi. Tira proprio bene, pelle, sì. Ah, sa la novità, dottore? No. Ah, mi sposerò con il mio fidanzato. Sì? Sì. Ah, bene, congratulazioni. Grazie. Adesso vediamo un po' come va questa pressione. Così, Margherita, diventerai la cognata di Elisa. Lei la conosce? Ma come, non te lo ricordi? Era con te la prima volta che sei venuta qui. Oh, è vero, non me lo ricordavo. Ci siamo visti anche altre volte. Qualche giorno fa ci siamo incontrati per caso al cimitero, il giorno della festa della mamma. Sì, lo so bene. Anch'io ho portato i fiori a mia madre. Sì? È un tipo in gamba, Elisa, no? Sì. Sì, l'ho potuto constatare. Ma è una ragazza dolce, molto affettuosa. È quel tipo di donna che sono sicuro chiunque vorrebbe conoscere. Ma chi è? Elisa era insieme ad un uomo e tu non puoi non sapere di chi si tratta. Ma vedi, io non so proprio chi potesse essere. Quel giorno che sono andato a casa sua, te lo ricordi? La festa della mamma? Sì, esattamente. Sì. Ecco, li ho visti parlare sul pianerottolo davanti alla porta di Elisa. Stavano discutendo, non ho capito di che cosa, però erano insieme. Quello che so è che Elisa doveva andare al cimitero quel giorno, però non so altro. Ah. Sicuramente quel tipo l'ha riportata a casa, perché quando io sono andato via ho notato la sua auto parcheggiata. Giancarlo, non so davvero chi sia, se no te lo direi. Come non lo sai? È un tipo alto, con i capelli scuri. Sì, sì, me l'hai già detto che era un tipo alto con i capelli scuri, però c'è molta gente così. Comunque sia, se fosse un amico di Elisa, io lo saprei. Sembravano anche in confidenza, oltretutto. Non era un uomo incontrato così per caso, questo si notava perfettamente. Non so che dirti. Ah, congratulazioni, amore mio. Qualcuno Ciao, mi ha Nina. Detto che hai Buongiorno. Seguito il mio consiglio. Grazie. Credimi, era la cosa migliore che potessi fare. Dimmi, allora quando il matrimonio? Presto, il tempo di ultimare i preparativi. Ah, Luca, dovrai disegnare un abito esclusivo per tua sorella. Lo sì, sai sì, certo. Come lei. Ne abbiamo già parlato. Lo vuole con delle paillette, con un mucchio di strass, sì. Un po' di tutto. Insomma, alla fine sembrerà un albero di Natale, vedrai. Siete davvero una coppia fantastica. L'ho sempre detto che un giorno o l'altro saresti finito nella rete di Marzia Colmenares. Deve essere un difetto di famiglia. L'insistenza. Ah, sì? Allora prima o poi anche tu otterrai quello che vuoi. Con la volontà ce la farai. Devi perseverare. Sì. Comunque, Giancarlo... Ti prego di scusarmi, ho un sacco di cose da fare. Speriamo che il matrimonio gli faccia bene. Come dice mia nonna, morto un papa, se ne fa un altro. Ciao. Ciao. Scusi, senta, signor Luca. Sì. Io non volevo ascoltare, però ero qui, allora... E ho sentito che il signor Giancarlo... Sì, Nina, sì. In effetti, Marzia e Giancarlo stanno per sposarsi. Mamma, meno male che ci sei. Ciao. Ascolta, devo dirti assolutamente Sapessi una cosa invece che è successa cosa oggi. Da dirti io, Nina. Ah, mamma, ascolta, immagini io... il trambusto che c'è stato qui oggi. Roba da rabbrividire, te sì, lo assicuro. Okay, guarda, però adesso ascoltami. Senti, ma lo sai chi è venuto? Paolo Pegna, Nina. Ha urlato come un pazzo, ha continuato a sbraitare e ha dato l'ultimatum a Enzo. Ho capito, però io ho faccia da che far signor... paura, guarda. Ti giuro che quando vedo quell'uomo mi vengono mamma. I brividi, Nina. È terribile, capisci? Ha fatto un putiferio che secondo me lo avrà sentito tutto io, il vicinato. E lo sai che cosa vuole? Non ci crederai. Addirittura niente meno che... Ciao, mamma. Ah, tesoro, sei qui finalmente. Ah, sono stato. E com'è andata? Come mai non è con te, signor Aurelio? Aveva dei problemi con il camion. Adesso è andato a prendere un pezzo di ricambio. Ah, tesoro, come stai? Hai lavorato molto oggi, eh? Al solito, abbiamo sgobbato come delle bestie. Com'è andata, sorellina? Bene? Bene, a te. Ok.
Mamma, prima ti volevo dire che... Oh, Luciano, ma lo sai cos'è successo oggi? È venuto Paolo Pegna. Ha detto a Lillina che se Enzo non sposa la figlia al più tardi venerdì prossimo, lui lo ammazza. Questo venerdì? Sì, dopodomani, renditi conto. Come dopodomani? Ma è ridicolo. C'era da aspettarselo con un tipo come quello. Pancio Pegna non è uno con cui si può ragionare. È vero. È una brutta storia. Senza non sposa Margherita è capace di fargli la pelle. Sì, sì. D'altra parte... era la sua ragazza, no? E se sta aspettando un figlio, è ovvio che adesso non può più tirarsi indietro. Brutta storia, povero ragazzo. Ma io vorrei sapere una cosa, come faranno per vivere? Voglio dire, Enzo non ha un lavoro e se deve mantenere anche un figlio. Non è più un problema, Nina, perché forse ancora voi non sapete che Enzo ha cominciato a lavorare. E dove? Davvero? Sì, con Mentepollo, nell'impresa di costruzione. Ah, allora, povero Enzo. Un ragazzo intelligente che ha studiato non può accontentarsi di un lavoro come quello. Io ci sono abituato ormai, mentre lui avrà delle enormi difficoltà. Che guaio. È stato molto faticoso. Altro che, sorellina. Mi hanno spezzato la schiena. Ascoltami, ti devo dire una cosa. Dai, parla, coraggio. Paolo Pegna ti sta dando un ultimatum. Ah, sì? Enzo, ascolta, ti devi decidere con sua figlia. Altrimenti sei finito. Ah, ma non dargli retta, non mi fa paura. Figurati cosa vuoi che faccia quello lì, andiamo. E in ogni caso c'è ancora un sacco di tempo per decidere. No, Enzo, è questo il problema. Che ti resta poco tempo. È proprio questo il suo ultimatum. O ti decidi a sposare Margherita questo venerdì, o ti manda in prigione. Venerdì? Ma quello si è bevuto il cervello, non può farlo, figuriamoci. Ci sono ancora molte cose da fare. Prima bisogna richiedere i documenti, sia i miei che i suoi. Lei i suoi li ha già. Eh? Paolo Pegna ha risolto ogni cosa. Non può essere. Ma sì, sì, è vero, devi credermi, è vero. Era molto furioso. Ma tutto questo è assurdo, Elisa. Ti devi rassegnare o saranno guai. Avanti, cerca di capire. Lo sai che è minorenne e se vuole può benissimo denunciarti. Enzo, non puoi fare altro. Non può essere. Ma lo capisci che non hai alternativa? No, non la sposo. Ti scongiuro, dammi ascolto. Tu adesso non puoi fare altro che sposare Margherita. Enzo, senti, Enzo, cerca di ragionare. No. No, io non mi sposo. Ma non puoi. Non mi voglio sposare. Non puoi fare diversamente, questa è l'unica Elisa, soluzione. No. Non mi importa, non ho intenzione non di non fare così, Enzo. Non aspetta, voglio sposarmi, Enzo. Basta. No! Sta andando tutto per il meglio. Ho parlato con i miei zii e gli ho dato la notizia. Sono stati felicissimi. Mi hanno detto che sicuramente saranno presenti al matrimonio. Oh, ma è fantastico, Marzia. Sì. Così potremo conoscerli. Sì, Yolanda. Volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me. Te lo meriti, mia cara. Con tutto il cuore. Hai avuto tanta di quella pazienza. L'ho avuta soltanto perché amo moltissimo Giancarlo. Lo so, Marzia. Penso che non potrai mai amare un altro uomo. Giancarlo ha avuto molte avventure, usciva sempre con donne diverse e questo mi ha fatto sempre soffrire. Ma mi sono subito pentita quando ho deciso di lasciarlo. Mi sono resa conto che l'unico uomo che voglio al mio fianco è suo figlio. Adesso smettila di pensare al passato, devi pensare al presente e soprattutto al vostro futuro. Sì, certo. Da oggi la mia vita sarà diversa, non so come avrei fatto senza il suo aiuto, signora.
Sono anche venuta per dirle che ora dobbiamo cominciare a pensare anche al suo vestito. Oh, ma cosa dici? Guardi che la voglio elegantissima. Sì. E poi vorrei che mi accompagnasse a fare, a fare alcuni acquisti. Mi piacerebbe farli con lei. Con me? Sì. Oh, ciao, Adriana. Come stai, tesoro? Ciao. Beh, non mi fai gli auguri. Fra non molto sarò tua cognata. Sì. Congratulazioni. E non ti sembra meraviglioso? Perfetto. Beh, adesso scappo perché ho un mucchio di cose da fare, Yolanda. Certo. Conto su di lei. Va bene, cara. Ciao, tesoro. Ciao. A presto. Adriana, l'hai trattata un po' freddamente, non ti sembra, cara? Come mai? È che quella non mi convince, mamma. È una fanatica. Crede che tutti perdano la testa per lei. Oh. Adriana, Marzia se lo può permettere, è molto carina, appartiene a una famiglia molto distinta. Sì, però a Giancarlo tutte queste cose non interessano. Infatti si è innamorato di Elisa, una ragazza semplice. A lui non importa che Marzia sia carina e di ottima famiglia, tanto non la ama. Non dovrebbe sposarsi con lei, non sarà mai felice. Non devi dire queste cose. Io dico solo la verità, mamma. Ti prego, Adriana, com'è possibile, cara, che adesso proprio mia figlia difenda la persona che ha distrutto la nostra vita? Stai sbagliando persona, mamma. Ornella o Elisa sono comunque uguali. Non c'è nessuna differenza. Oh, Marzia aveva ragione. Chissà quante volte mi avrà detto di non lasciarmi incantare da quella ragazza. Però figurati, siccome io non ho mai avuto dei pregiudizi, non l'ho ascoltata. Che sciocca non accorgermi che aveva ragione. Adesso tuo padre sarebbe ancora a casa. Oh, mamma, non devi prendertela con Elisa. Lei non ne ha nessuna colpa. Ti proibisco di nominare quella gente. Mamma, io la conosco. Elisa non è come credi. Non voglio che continui a parlarmene, Adriana. Giancarlo non sarà mai felice con Marzia. E invece è la donna giusta per lui. Lo ama e lo ama da sempre. E saprà portare con dignità il nostro cognome. Non è un ambizioso o un arrivista, non lo fa per i soldi. Non devi pensare questo di Elisa. Lei non stava con Giancarlo solo per interesse. Adriana, non posso permettere che tu la difenda dopo tutto il male che ci ha fatto. Comunque, Elisa non è la vera responsabile, la colpa è dell'altra. E questo che significa? Sono identiche quelle due. Mamma, cosa faresti se papà ritornasse con noi e lasciasse Ornella? La odieresti ancora, Elisa? Questo è solo un sogno, Adriana. Tuo padre ormai è andato via. Lo abbiamo perduto. Mamma, possiamo provare a riconquistarlo. Sì, e come? Tendendogli una trappola. Trappola? Già. Prepariamo una vera trappola per far tornare papà. Devo dire che... ecco, sì, effettivamente è una splendida casa, però... però mi spiace, sentite, è troppo cara, è troppo cara. Beh, ma tenga conto della zona in cui si trova, della posizione, tutto materiale di prima qualità, anche le rifiniture sono molto accurate, sa? Ma certo, Pucci, il signore ha ragione. La casa è davvero in una posizione splendida. E tenga presente l'estensione del terreno e poi il giardino. Consideri attentamente il valore effettivo. Sì, 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 sì. Io mi rendo conto benissimo di ogni cosa, però è troppo cara e il prezzo è esorbitante. Forse non ha notato le raffinatezze del bagno e della cucina.
Guardi che si tratta di una costruzione di primissima categoria. Sì, il bagno è elegantissimo e poi la camera da letto è grande, amore mio. C'è anche il disimpegno, non te lo dimenticare. E la terrazza è favolosa. Io per una terrazza così sarei disposta a tutto, anche a prepararti la colazione. Ornella, immagina noi due soli, caro, insieme su quella terrazza. Amore, ti prego, dimmi di sì. E poi l'arredamento. Certo, voi non terrete tutto, però una buona parte, come le lampade e i tappeti, eh? Comunque, ecco, guardi, io ci dovrei pensare. Ma no, Pucci! Però c'è una cosa che si potrebbe fare, se lei è d'accordo, affittarla, però con riserva d'acquisto. Affittarla? Certo, perché sono sicuro che una volta che l'abiterete vi potrete convincere che si tratta di un affare. È chiaro, possiamo solo affittarla e dopo, se lo riterremo opportuno, potremo decidere anche di acquistarla. Esatto. Però vorrei che lei prendesse una decisione, signora Aguirre, perché ci sono molte persone interessate a questa bella casa. Proprio oggi sto aspettando la risposta di un possibile cliente. Oh, no, morirei se perdessi questa casa. Pucci, per favore, ti supplico, firma il contratto d'affitto. D'accordo. Va bene. Allora la affittiamo. Oh, Pucci, sei un angelo, non trovo anche lei. Come sei caro, amore mio. Oh, ti amo. Senta, piuttosto, ecco, vorrei sapere, quanto è l'affitto mensile? Ah, è proprio scritto qui, signore, sono 3.000. 3.000 australes? No, 3.000 dollari. Dollari? Andiamo, Pucci, firma, ti prego, non far perdere tempo al signore. Dollari. Ah, no, sono io che devo firmare, perché sarà intestata a me la casa. Capisco. Se è così, allora quello che vi consiglierei di fare è che la signora firmi il contratto d'acquisto e il signore quello d'affitto, mi sembra perfetto. Ed è una famiglia numerosa la vostra? No, per adesso non abbiamo ancora figli, però verranno ad abitare con noi mia nonna e mio fratello. C'è Letizia. Scusa, ma ho bisogno del tuo aiuto. Hanno deciso di incastrarmi, aiutami, ti prego. Scusa, di che cosa stai parlando? Non possono costringermi a farlo. Che vadano pure al diavolo, non mi importa di quello che succederà. Io non voglio sposarmi e basta. Sono pronto a fare qualsiasi cosa pur di non... Aiutami. Ho già fissato la data. Enzo, ti supplico, cerca di calmarti un secondo. Vuoi dirmi perché sei in queste condizioni? Oggi è stato il mio primo giorno di lavoro. Come manovale, naturalmente. È stato interessante. Ho passato tutto il giorno trasportando mattoni avanti e indietro. Mi sono sfiancato con un piccolo piccone per buttare giù una maledetta parete. E poi mi hanno fatto caricare dei sacchi di cemento. A me. Al ragazzo brillante. Al numero uno. Guarda. Guarda come mi sono ridotto. Sono lurido. Puzzo come una fogna e ho la schiena a pezzi. Guarda le mie mani. Guardale, forza, guardale come sono, rovinate. E io che già sognavo di diventare un medico, di arrivare in alto. Sapessi, dentro di me mi sento un verme. E perché? Dimmi perché dovrei fare una cosa che non mi piace. Dammi una sola ragione per farlo. E perché? Dimmi perché. Margherita non merita che butti via la mia vita. Non mi può chiedere di rinunciare a tutte le cose che desidero, di rinunciare al mio futuro, ai miei sogni, di rinunciare a noi due. No, non lo può fare, capisci? Non voglio sposarla, è chiaro, non voglio sposare quella ragazza, finirei con rovinarmi la vita. Hai finito di sfogarti? Io non voglio finire come un disgraziato qualsiasi.
Sono un ragazzo intelligente. So che... ecco... so che se mi prefigo una meta sono sicuro di poterla raggiungere. È vero, finora ho sbagliato. Ho perso del tempo. Non ho fatto altro che vivere così alla giornata. Ma ora voglio cambiare, Letizia. Cambiare. Voglio continuare a studiare, soprattutto per costruirmi un futuro. E voglio pensare a noi due. Perché, Letizia, dovrei rinunciare a tutto questo? Dimmelo. Perché dovrei sposare Margherita rinunciando a me stesso senza reagire? Dimmelo, dammene un motivo. Quella ragazza sta aspettando un figlio tuo. Ecco il motivo. Ok, va bene. Ok, io intendo riconoscerlo. Gli darò il mio nome e tutti i soldi di cui avrà bisogno. Posso pensare anche alla sua educazione. Certo, farai quello che mio padre ha fatto con me, non è vero? Non metterti a fare di questi paragoni adesso. È a me che devi pensare. Stanno cercando di rovinarmi. Però la colpa è tua, caro mio. Tu sei l'unico responsabile, quindi devi pagarne tutte le conseguenze. Per un errore commesso senza pensarci, devo pagare per tutta la vita. Sì, era un tuo preciso dovere pensare a quello che poteva succedere. Non hai tenuto conto delle conseguenze che potevano esserci. Mi ossessionava, Letizia, perché suo padre le proibiva di continuare a studiare, perché suo padre non la faceva uscire. A questo perché si sentiva persa. Lei era disperata, non io, è così. Io non l'ho cercata. Ah, non l'hai cercata. Non fare l'ingenuo. Se tu non avessi voluto, non succedeva niente. O mi vuoi dire che ti ha obbligato? Ok, ok, non mi ha obbligato. Che ti devo dire? Non mi ha certo puntato una pistola alle tempie. Ma in quel momento... Ah, certo. Un uomo ne deve approfittare se gli si offre l'occasione. Se no, che uomo è? Tu ti consideri tanto un uomo intelligente, emancipato anche. È il maschilismo che ti fa ragionare in questo modo. Maschilista io? Sì, sì. Comunque non ti offendere. In fin dei conti nel nostro paese è una cosa frequente. Gli uomini vengono educati da ragazzini ad esserlo. La mamma è la prima che vi fa il lavaggio del cervello. Poi c'è la zia, la nonnina. Tutte si sentono orgogliose di avere un maschietto in casa. Senza pensare a come si comporteranno in seguito con la moglie, con la figlia, con la segretaria, che si dovranno accollare il loro maschietto per tutta la vita. No, Letizia, io non sono così. Il mio modo di pensare è diverso, è più moderno. Naturale. La vedo in maniera totalmente diversa. Sì, certo. Tu non appartieni in effetti al maschilismo più dichiarato. No, il tuo è un discorso di condizionamento. Però vedi, in fondo sono la medesima cosa. Magari tu credi che si possano fare figli così, come se niente ma fosse. Ma non avevo intenzione di fare un figlio con lei, Letizia. Ok, però ora ce l'hai. E ti sembra giusto? Che cosa dovrei fare? Sentiamo, forse mi dovrei rassegnare e sposarmela. Secondo te devo stare con una donna che non amo? Margherita non mi piace, non mi è mai piaciuta. Però in quel momento non te ne sei accorto. Oh mio Dio, allora non vuoi capire. È chiaro, in quell'occasione è ovvio, non hai pensato che la ragazza era inferiore, che non la stimavi affatto, non sei stato neanche a rifletterci un po'. Se ora aspetta un figlio, che cosa importa? Poteva accadere con chiunque altro, ecco la verità. È stata soltanto una coincidenza. Ah. Come è successo con me? Poteva succedere con chiunque altro. Ok, però è successo proprio con te. Senti, Letizia. No, io non ho obblighi morali con nessuno. Guarda, è stato solo una cosa che è successa così, non certo per mia volontà, sia chiaro. Vedi, questo figlio non esiste. Perché non ha niente a che vedere con i miei sentimenti, con la mia volontà. Insomma, niente. Non c'entra niente. Ah sì, tu hai tutte le responsabilità, invece. No, Letizia, non mi prendo nessuna responsabilità. Io non mi voglio rovinare la vita andandomi a sposare con una come quella. Io, hai capito? Ci sono migliaia di donne che allevano figli senza un padre. Quindi non vedo perché io dovrei, no. Non voglio, lo capisci che io non posso sobbarcarmi questo peso enorme. Letizia, che ne sarà della mia vita accanto a una così? Non voglio diventare uno spostato. Io aspiro a una vita migliore, Letizia, ho diritto a una vita migliore. No. Non mi posso arrendere. Non voglio e non devo rinunciare assolutamente a niente, Letizia. No, io non mi sposerò per nessun motivo. Io non voglio sposarla, Letizia.
mio padre ormai l'ha già deciso. Ci sposiamo venerdì. Margherita, ascolta, questo è quello che dice tuo padre, però io non credo che sarà possibile. Perché? Ho paura che sia troppo presto. Ah, ma non c'è alcun problema. Sai, tutte le pratiche si fanno in un batter d'occhio. Mio padre ha già risolto tutto. Sì, però vedi, Enzo deve ancora provvedere a mille cose. Deve richiedere i documenti e ci vorrà sicuramente del tempo. Ho capito, però vedi, queste sono faccende burocratiche che si fanno come se niente fosse. Se vuole può farle anche entro venerdì. Ascolta, mio padre conosce uno che se ne intende di queste cose. Come diavolo si chiama? Che rabbia, ce l'ho sulla punta della lingua, guarda. Io non lo so. Un segretario, ecco. Mio padre conosce un segretario e dice che in un giorno lui risolve tutto. Scusa, vieni qua. Sì. Vieni, siediti qui, Margherita. Spiegati me. Un segretario è una persona che si occupa essenzialmente di queste cose. Gli serve un giorno e tutto è risolto. Oh. Spero che Enzo ce la faccia entro venerdì, perché sennò il mio vecchio lo ammazza. Oddio mio, penso che ci vorrebbe la camicia di forza, perché quello è anche capace di venire qui e spaccare ogni cosa, sai? A casa mia, figurati, ha già buttato tutto per aria. È chiaro, siccome non può più picchiare me, si sfoga distruggendo la casa. Di te almeno ha rispetto. Sì, sai, quando mi ha vista così con questo vestito, oh, gli è venuto un accidente. Stava bevendo il caffè e si è quasi soffocato, capisci? Io ero proprio tranquilla, perché figurati. Guarda, che ne dici? Ti piace questo vestito? Sì. Sono stata in ospedale. In ospedale? Sì. All'ospedale sono andata per un controllo. Mi ha visitata quel medico, sai, come si chiama? Tu lo conosci? Come si chiama? Accidenti. Franco. Ecco, brava. Il dottor Maselli. Esatto. Mi ha trovata molto bene, in piena forma, sì. E immagina chi altri ho visto. La ragazza che c'è lì, quella brava infermiera, la conosci? Ah, Letizia. Sì, Letizia. E hai parlato con lei? Sì, sono andata a salutarla e poi abbiamo anche parlato di un mucchio di cose, figurati. A proposito, Elisa, come pensi di sistemarle le camere? Ma la vecchia se ne va o non se ne va? La nonna, vuoi dire? Sì, andrà con Ornella. Oh, beh, meno male, no? Così noi occuperemo la sua stanza. Beh, non lo so, Margherita. Non so se Enzo vorrà abitare ancora qui o... Ah, no, Io a casa mia non ci voglio proprio tornare, ecco. No, no, ora Enzo e io ci sposiamo e mi porta via di lì. Oh, pensa, Elisa, io sposerò davvero Enzo. Non so, però mi sembra quasi impossibile. Io sono tanto, ma proprio tanto felice. No, no. Ormai ho preso una decisione. Senti, preferisco il carcere, se non altro so che di lì esco prima o poi. Sposandomi mi lego per il resto della vita. Ti prego, Enzo, vieni. Dobbiamo parlarne, vieni. Letizia, per favore, non voglio che cerchi di convincermi. No. No, no. Credi... Quello che ti ho detto fino adesso, non lo penso, davvero. Io volevo solo stimolare il tuo orgoglio, capisci? Però lo so che tu invece sei diverso, che tu non sei un ragazzo come gli altri, che non corri dietro alle donne notte e giorno. So benissimo che appartieni a questa generazione, ma so anche che la nostra generazione a volte è un po' confusa. La nostra è una società piena di ingiustizie. Prova a pensare a quante sofferenze deve sottostare gran parte dell'umanità. Letizia, scusa, ma perché adesso mi fai certi discorsi? Quello che mi interessa ora è il mio problema, non l'umanità. Eppure questo è il problema che oggi ha molta gente. C'è tanta insoddisfazione, devi rendertene conto. Tocca a noi giovani, ai ragazzi come noi, cercare o almeno provare a risolvere qualche cosa. Enzo, tu non puoi immaginare quanti siano i bambini abbandonati. Sono milioni, tanti milioni, tutta gente che non ha alcuna possibilità di migliorarsi, sia nel fisico che intellettualmente. Ragazzi che sono sempre soli, senza un padre, senza nessuno che li guidi. Sono bambini che soffrono. Enzo, tu non puoi continuare a pensare tranquillamente. In fondo mio figlio farà come fanno tutti gli altri. No, 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 questo t'assicuro è pazzesco. Non potrei più perdonarti, Enzo.
Non devi fare con tuo figlio quello che mio padre ha fatto con me. Comunque non ti sei persa d'animo. No. Però non immagini quanto mi sia costato. E purtroppo non tutti hanno questa mia grande forza di volontà. Letizia. Che ne sarà della vita di tuo figlio senza di te, eh? L'obbligherai a vivere con quella gente, in quella famiglia. Crescerà in un ambiente dove regna l'ignoranza, la volgarità. Pensaci, con il padre di Margherita che lo picchierà senza motivo. Basta, Letizia, per favore, ti prego di farla finita. Se non lo capisci che l'unica opportunità che avrà tuo figlio sarai solo tu. Solo tu. Non lo devi abbandonare, Enzo. Ma se faccio come dici, rovino la mia vita. Eppure, ti devi rendere conto che ognuno raccoglie sempre quello che semina. Perciò, se tu ti sei comportato male, devi anche pagare, mio caro. Letizia. Rassegnati. Questa è la fine, Letizia. Perderò tutto quello che sognavo. Diventerò un povero diavolo come tutti gli altri. No. No, Enzo, no, no, no. Se tu lo vuoi, potrai farcela. Continuerai a studiare grazie al tuo lavoro. Io ti posso aiutare. Lo so che tu sei in grado di farlo. Ne sono più che sicura. Lo faresti davvero? Come amica, Enzo. Come amica. Tu come padre avrai un ruolo molto importante al quale non dovrai sfuggire. Soltanto così sarò orgogliosa sapendo che ci sarà un bambino felice.